Sicuramente la prossima edizione che si terrà in Italia il prossimo anno dovrà avere un focus molto importante su questo concetto di nuovo umanesimo, che è un po' la metafora con cui noi stiamo sviluppando l'attività di governo in tanti campi. Abbiamo bisogno di ritrovare la centralità della figura umana e fare in modo che una nuova generazione possa governare la scienza e dare alla scienza e all'innovazione un ruolo sociale di emancipazione per tutto il genere umano, in particolar modo di fronte alle grandi sfide che ci attendono, che sono quelle legate al clima, quelle legate alla distribuzione della ricchezza e alle grandi ingiustizie che ancora oggi il nostro sistema globale presenta.